Ciao a tutti Dreamers, io sono Francesca e benvenuti in questo nuovissimo video. Benvenuti in questa nuovissima reazione Super Pasqualone. Qui ho il Super Pasqualone delle Lock Surprise. Guardatelo, è immenso. Ouch, mi sono anche colpita. Spero che contenga qualcosa di incredibile, soprattutto perché il prezzo non è bassissimo. Io l'ho pagato 40 euro in un negozio di giocattoli e mi sembra che su internet, su Amazon, costi quasi 60. Quindi il prezzo di questo Super Pasqualone è elevatissimo. Però qui già c'è scritto che all'interno di questo uovo magico ci saranno 5 sorprese. Speriamo che sia qualche sorpresa carina e coccolosa. Lasciate mi piace quindi se siete curiosi di vedere questo Super Pasqualone. Sicuramente arriveranno video su uova di Pasqua, altri video su cose pasquali, ma fatemi sapere se volete altri video del genere con un bel mi piace. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e tappate la campanellina per non perdere nessuna notifica. Seguitemi anche su Instagram, mi trovate come French Dreams Official, il link per seguirmi è su in descrizione che è nel primo commento di questo video. E prima di andare effettivamente alla reazione Super Pasqualone saluto Angelo Vito Carrozzo e Roberta Orta. Come sempre le regole per essere salutati saranno giù in descrizione, quindi mi raccomando andate a spulciare. Vi anticipo già quale sarà il prossimo video, il video di domani sarà la collezione slime del mese, ovvero tutti gli slime acquistati in questo periodo. Ora partiamo già con l'aprirlo, almeno per capire di cosa si tratta, poi passeremo all'altra inquadratura. Qui c'è scritto apri, scarta e scopri 5 sorprese per te. C'è scritto le sorprese nella sorpresa e poi qui laterale c'è scritto che troviamo sempre un Flaky Plush, che credo sia questo qui, con un charm, la pochette morbida da portare sempre con te e sotto, distribuito da Giochi Preziosi. Ah, ecco le sorprese che troverai nel Super Pasqualone. Ok, c'è scritto, eccole qui. Troveremo un Flaky Plush, una sacca, una penna con lo specchietto, un diario segreto e maxi stickers. Ok, mi aspettavo che all'interno di questo Super Pasqualone ci fosse una LOL. Posso dirvi la verità, credevo che ci fosse una LOL. Vabbè, va bene, va bene. Allora, rompiamo un attimo i sigilli di garanzia. Eccoli qui. Ok, e qui abbiamo il nostro uovo immenso. I pop dietro di me sono appena caduti tutti, ma ecco qui il nostro uovo gigantesco. Quindi adesso andiamolo subito ad aprire. Pshu! E ok, eccoci qui. Allora, l'uovo è immenso, ovviamente non rientra nell'inquadratura, ma andiamo a tagliare i sigilli di sicurezza, o meglio, i sigilli di garanzia. E uno. E dovrebbe essercene anche l'altro, eccolo qui. Sono un po' difficilotti da aprire questi sigilli. Io comunque ho grandissime aspettative per quest'uovo, perché... Ok, che c'è scritto che c'è il peluche, ma almeno il peluche deve essere fighissimo. Se non ci sono LOL, per 40 euro almeno un peluche figo. Allora, giriamo e voilà. Questo mi ricorda anche tantissimo il video Mystery Box che abbiamo aperto. Oh, che carino! È chiuso tutto così, con delle bustine rosa, molto Mystery Box. Allora, ci dovrà essere il peluche e lo apriamo dopo. Partiamo da questo, che potrebbe essere più piccino. Allora, si apre così. Oh, e abbiamo... Ma che cosa? Ok, è la penna... Ah, ecco perché diceva con specchietto. Eccolo lo specchietto. Zoom, zoom. Vedete la telecamera? Guardatela. Eccola qui la telecamera. E adesso facciamo Inception. Ok, poi c'è questo coso che andiamo a togliere. La nostra LOL qui su. Tutta una cosa pelusciosissima. E la penna. Adesso ho bisogno di un foglio per vedere almeno se la penna scrive. E ok, vediamo un po'. Oh, è una penna blu. Scrive che è un amore. È simpatica, questa cosa. Ok, è molto sottile, molto leggera e anche se ha questo malloppolo di roba qui non è pesantissima. Però la stampa della nostra LOL non è proprio fatta benissimo. Cioè, in telecamera forse così dalla preview lì mi sembra che si veda bene, ma in realtà i colori sono un po' sfasati e si vede molto cubottona. Questa LOL sembra quasi dei cubi messi insieme. Però va bene, passiamo alla prossima cosa, che dovrebbe essere il diario segreto. Però, vabbè. Aha, Squad Goals. E qui c'è anche il lucchetto. Andiamo a vedere.
Allora, lucchetto a forma di cuore. E poi questo è il diario di indirizzo del mio zodiacale. Oggi è il mio compleanno, il mio colore preferito. E vabbè, poi sono tutte pagine bianche. Ci sono le varie LOL disegnate negli angoli. Ci sono fogli a righi, fogli senza righi. Ok, non è malissimo come diario, è carinissimo. Comunque questo sia la penna che il diario li regalerò. Però non lo so. Beh, c'è sempre dire che forse io sono, essendo grande, queste cose non mi entusiasmano tantissimo. Potrebbe essere questo il motivo. Però non lo so. Per il momento mi aspettavo qualcosina in più. Cioè, almeno una LOL, un accessorio per le LOL, me lo aspettavo. Questo che cos'è? I sacchetti in plastica potrebbero essere pericolosi. E va bene. Questo che cos'è? Ah, ok, questi sono gli adesivi. Comunque sono tutte cose originali delle LOL, questo bisogna dirlo. Sono tutte cose originali marcate LOL Surprise. Però forse per il prezzo che ha al momento. Allora, abbiamo queste LOL qui, queste altre ed... ah, tre fogli di adesivi. Ah, ok. Soltanto tre, che hanno addirittura un odore stranissimo, molto plasticoso. Però ok, comunque sono adesivi, vi esce il diario, quindi gli adesivi li potete attaccare sul diario. Peccato che comunque sembrano tutte LOL, quasi quasi prima serie. Non vorrei sbagliarmi, ma comunque mi sembrano tutte LOL vecchie. Questo l'abbiamo già aperto, qui c'è il peluche, qui quindi c'è la sacca. Andiamo subito a vedere. Allora, la sacca è questa qui. Anche questa comunque originale LOL Surprise, vedete? C'è la nostra diva, c'è la nostra Queen Bee, Let's Be Friends, quindi vedete tutto originale LOL. Il retro ha tutte le fantasie, all'interno ovviamente non c'è niente ed è una semplicissima sacca in tessuto, di quelle lì che mi si rompono sempre. Cioè, la prima cosa che a me mi si rompe di queste sacche sono queste cerniere qui. O si straccia proprio questa parte o si rompe poi il laccetto. Questa si... sto cercando un modo per chiuderla, ma non riesco a... ah, ok, si chiude così. Io sto combinando una strage. Devo dire, mi aspettavo qualcosa in più, cioè mi aspettavo molto molto in più. Invece abbiamo avuto una sacca che magari loro la vendono comunque a tantissimo, però effettivamente fare queste sacche non costa niente. Tirando i vari fili l'ho anche un po' rovinata. E vabbè, cercherò di aggiustarla dopo, ma ok, quindi una semplice sacca. Degli adesivi che se li comprate dal cinese costano 2 euro. Il diario potrebbe, con la penna, potrebbe arrivare a costare 10 euro. 40 euro non ce li vale per il momento. E qui abbiamo quindi il peluche, che è esattamente il peluche che stava fuori. Quindi c'è, non ci sono altri varianti. Ci sono altre varianti. Noi abbiamo trovato l'Irchir Captain, però ce n'erano tantissime. C'era Kitty Queen, Teacher's Pet. Queste sono più nuove, come LOL. E questo è lo Squishy. Andiamo ad aprire la nostra cella. Andiamo ad aprire. No, non si apre perché è tutta chiusa. Cioè, tanto, ma che la chiudete a fare tutta così? Togliamo, ecco qui, andiamo a vedere. Ah, questo è il fantastico charm di cui si parlava fuori. E questo è il portamonete, che in realtà non c'entra niente. Ed è lo Squishy. Cioè, se lo strizzo... è Slow Rising, ma perché comunque è un peluche praticamente, con della spugna all'interno, e sono i Flaky Purse. Questi sicuramente costeranno un botto, io non li ho acquistati, mi sembra che forse sono usciti in edicola. Però 40 euro da negozio di giocattoli, 60 euro su Amazon. In tutta sincerità, se vi posso dire la verità, questo sorpreso uovo non ce li vale. Sono cose carine, per carità. Cioè, allora, questo è il charm... è morbidoso, questo secondo me potrebbe uscire dagli ovetti come sorpresa. L'unica cosa che è veramente carina, mi piace, è la sacca. La sacca è riutilizzabile, comunque io penso metterò tutto all'interno della sacca e lo regalerò. Dopo aver, magari farò prima un nuovo video collezioni LOL Surprise. Fatemi sapere se ne siete interessati a fare la seconda parte delle mie cose a tema LOL Surprise. Perché adesso ho tantissime LOL, tantissime Lil pets, accessori, quindi potremmo fare una bella collezione. Ragazzi, 40 euro! Mi aspettavo che ci fosse almeno una
LOL, un accessorio, una Lil che costano di meno. Sarebbe stato più sensato inserire delle Lil, tutte Lil qui dentro, o una Pets, comunque per il prezzo. Come si chiamavano quelle là nelle campanelle che abbiamo aperto, che erano outfit, e solo quello costava 5 euro? Magari ci fossero, avessero messo qualcosina del genere, aveva senso acquistare il sorpreso uovo perché avevi delle cose, delle LOL. Forse, ribadisco, secondo me è un po' una delusione perché io sono più grande. Se fossi stata più piccola magari mi sarebbe piaciuto di più. Però sorpreso uovo delle LOL Surprise, tu ti aspetti, ups, tu ti aspetti davvero qualcosa di grosso delle LOL, magari qualche cosa in edizione limitata, qualcosa a tema Pasqua. Ma fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate giù nei commenti. Vi è piaciuto? Lo acquisterete? Lo avete già acquistato? Consigliatemi qualcos'altro da aprire delle LOL Surprise, un altro sorpreso uovo che magari vorreste vedere qui sul canale. Fatemi sapere, è stata un po' una delusione questo comunque. Fatemi sapere cosa voi ne pensate. Lasciate un bel mi piace se volete altri video del genere, se vi è piaciuto questo video. E per iscrivervi al canale cliccate qui sulla LOL o sulla testa della LOL. Mentre per vedere altri video presenti sul mio canale cliccate qui sulle miniature. Io vi saluto e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!